Allora, 3-2-1, buonasera amici della Premier Buonasera amici della Premier League, siamo in diretta qui da Lubriano e la prima partita delle ore 20 è il Liverpool dei ragazzi di Baschi e lo Swansea di Canale. Il Liverpool in porta Sganappa Enrico con il numero 21 Richie Samuele, il numero 3 Scutigliani Mattia, numero 4 Antonelli Nicola, numero 9 Tronconi Riccardo, numero 13 Trincia Michele, numero 7 Luca Hoc, numero 18 Anselmi Luca. Lo Swansea risponde tra i pali con Polegri Valentino, numero 16 Andrea Croccolino, 17 Croccolino Giacomo, numero 4 Mosciarello Fabio, numero 10 Costolino Alessandro, Paoletti Fabio, Francesco Percuoti e Berti Andrea. Allora il Liverpool presenta anche in attacco il bomber Michele Trincia, che sostituisce il suo fratello Danilo, che ha subito un grave infortunio al ginocchio. Allora, inizia, parte la partita. Pallone. Tensione Liverpool, Michele Trincia. Il Liverpool presenta 9 punti in classifica, mentre lo Swansea è in quarta posizione con 16 punti. Per lo Swansea ricordiamo il bomber della squadra Giacomo Croccolino con ben 18 gol. Allora, Croccolino, Mosciarello, Mosciarello per Felicetti, Michele Trincia, riparte Mattia Scutigliani, palla a Luca Hoc. Mosciarello. Mosciarello, attenzione, palla filtrante per Giacomo Croccolino che non arriva alla conclusione. Attenzione, riparte il Liverpool. Croccolino Giacomo per Andrea Costolino. Costolino ancora Croccolino per Mosciarello. Mosciarello prova un dribbling, passa palla per Croccolino che prova il tiro deviato, pare il portiere Enrico Sganappa. Riparte il Liverpool con il numero 3 Scutigliani Mattia. Mattia Scutigliani per Luca Hoc. Ancora Scutigliani per Trincia che non aggancia il pallone. Riparte lo Swansea, Polegri per Mosciarello. Mosciarello Costolino. Ah, intanto volevo ringraziare per le riprese Sergio Carpegna che ci ha permesso di questa serata esclusiva con la diretta del torneo della Premier League qui a Lubriano. E il mio collaboratore di fiducia che questa sera è Pizzo Alessandro che sta segnando la partita con il suo block notice. Mosciarello, Mosciarello per Croccolino. Avanza Croccolino, prova il tiro, viene respinto da Michele Trincia. Mosciarello ancora per Croccolino. Le due squadre si stanno studiando ancora. Partita un po' sotto ritmo. Mosciarello, attenzione, prova un dribbling. Viene marcato da Riccardo Tronconi. Prova il tiro, grande bomba di Costolino Alessandro. Para Enrico Sganappa. Gran tiro da fuori di Costolino. Mosciarello, attenzione. Tiro deviato, calcio d'angolo per lo Swansea. Croccolino Andrea batte il calcio d'angolo ma interviene Trincia e recupera il pallone. Riparte in attacco il Liverpool ma viene subito fermato dal difensore Mosciarello Fabio che appoggia per Costolino, triangolo non riuscito, para Sganappa. Riparte lo Swansea. Alla calcio d'angolo per lo Swansea. Croccolino. Palla intercettata e riparte dal portiere Valentino Polegri. Uno dei migliori portieri del torneo, Valentino Polegri, giovanissimo, che ha fornito ottime prestazioni durante tutto il torneo.
Ricordiamo, il migliore portiere in assoluto fino adesso è Daniele Mancini. Grande portiere tra i pali, numerose le sue parate in ogni partita. La classifica marcatori invece vede al comando Marco Biancarini dell'Everton con 20 gol. Al secondo posto Giacomo Croccolino con 18 e insieme a Bartolini Riccardo con 18. Poi abbiamo Serranti Matteo del Southampton con 17 gol, Pupola Giacomo 17, segue Morosini Paolo del Sunderland a 16 gol, Pizzo Alessandro in concomitanza con Biancarini Abate a 15 gol. Chiude la classifica a capocannoniere Molichella Gabriele del Tottenham a 14 gol. Ricordiamo in testa alla Premier League di Lubriano c'è il Newcastle di Bianchetti Nico con ben 19 punti, segue a 2 punti di distanza il Chelsea e il Southampton del presidente Bordacchini e il Chelsea di mister Alessio Moriani a 17 punti e in quarta posizione abbiamo lo Swansea che questa sera cercherà di raggiungere i cugini del Newcastle a 19 punti. Partita ancora sottotono. Riparte Costolino Alessandro che vede Croccolino Giacomo, triangolo tra i due. Viene intercettata la palla da Luca Hock che prova un dribbling. Ricordiamo l'arbitro di questa sera, bisogna fare un grande applauso, che dici Pizzo a questo arbitro che ci porta la pizza tutte le sere, Quintarelli. Viene da Viterbo, il grande Quinto, uno dei migliori arbitri in circolazione, che dici Pizzo? Sì. Ah, un sì ironico da parte di Pizzo, però il tiro da fuori Mattia Scodigliani, niente da fare per lui. Vediamo in panchina il grande bomber Danilo Trincia che purtroppo ha subito un grave infortunio e dovrà stare fermo minimo un paio di mesi, lontano dai giochi, lontano dai campi di gioco, scusate. Riparte lo Swansea con Andrea Croccolino che vede Costolino Alessandro. Prova il tiro Costolino, fuori di poco, sganappa c'era però. Riparte Scodigliani. Scodigliani per Michele Trincia. Attenzione ancora Scodigliani, il tiro fuori di poco. Il nostro Pizzo prende appunti, perché domani avremo sempre i commenti di tutte le partite, i risultati con i voti sulla mia pagina Facebook Checco Sport Center Lubriano, il mio gruppo Checco Group Center e sul mio profilo personale Checco Close. Ricordo a tutti i giocatori del torneo di scaricare l'app di Enjoy e di registrarsi sul sito e collegare il vostro profilo all'utente del giocatore. Attenzione, riparte lo Swansea, il tiro da fuori di Costolino non va, calcio d'angolo per lo Swansea. Il Liverpool reclama un calcio d'angolo che non c'era. Attenzione, calcio d'angolo, Croccolino. Ah, secondo me c'era un fallo qui. Riparte il Liverpool, Scodigliani per Michele Trincia. Intercetta Fabio Mosciarello, uno dei migliori arbitri FIGC in circolazione. Tronconi, Tronconi per Luca Hock. Ancora Tronconi. Luca Hock, triangolo non riuscito. Mosciarello. Mosciarello per Costolino. Costolino, lancio intercettato da Michele Trincia. Ricordiamo Michele Trincia quest'anno gioca con la Real Teverina. Una Real Teverina che adesso ha cambiato l'allenatore da Tessicini a Enrico Broccatelli, che ha portato subito alla vittoria i suoi ragazzi con uno strepitoso 3-0. Con doppietta del grande Pantarelli Michele. Attenzione Luca Ox, attenzione davanti al portiere. Luca Ox ancora il tiro, intercettato Croccolino davanti al portiere, davanti alla porta. Croccolino Giacomo. Salutiamo un altro tifoso che ci è venuto a trovare, Federico Stella, portiere dell'Aston Villa, un po' matto tra i pali, però va bene uguale. Riparte Costolino, Costolino per Paoletti Fabio. Paoletti Fabio per Mosciarello, intercetta la palla a Michele Trincia. Attenzione Michele Trincia, recupera la palla Mosciarello però.
commette un fallo. Punizione per il Liverpool. Michele Trincia alla battuta. Attenzione, Quintarelli sta per fischiare. Parte Michele Trincia, il tiro. Rete! Gran gol di Michele Trincia sotto all'incrocio dei pali. Una bomba di destro. Gran gol. Bel gol. 1-0 il Liverpool. Riparte lo Swansea. Mosciarello. Mosciarello per Cossolino. Alessandro si gira. Grandissimo intervento di Scudigliani Mattia. Uno dei difensori più tosti del torneo. Non molla mai. Riparte Croccolino. Croccolino per Cossolino. E sbaglia il passaggio Cossolino. Lo Swansea questa sera non offre una grande prestazione come le ultime partite. Un po' sottotono. Riparte il Liverpool. Nicola Antonelli per Michele Trincia. Trincia rinizia Scudigliani Mattia. Si muove Antonelli, però intercetta la palla Costolino. Attenzione Croccolino Giacomo, si gira però. È ancora Michele Trincia. Triangolo non riuscito. Riparte Costolino. Attenzione Enrico Sganappa. Anche lui uno dei portieri più giovani del torneo, ma veramente un gran bel portiere. Riparte lo Swansea. Triangolo Costolino Croccolino. Ma interviene ancora lui, Scudigliani Mattia. Una diga in difesa. Attenzione polemica, battibecco tra Michele Trincia e Fabio Mosciarello. Ma Quintarelli con la sua voce, sempre la voce bianca direi, cerca di calmare gli animi. Riparte lo Swansea. Cossolino. Cossolino per Paoletti. Paoletti per Mosciarello. Triangolo non riuscito. Riparte Luca Oscar. Ma attenzione, fallo di Mosciarello su Luca Oc. Parte Sganappa. Punizione sbagliata. Paoletti. Paoletti per Croccolino. Croccolino cerca Costolino, ma intercetta la palla Luca Occa che riparte in contropiede. Ma è ancora Croccolino a chiudere un'azione pericolosa del Liverpool. Luca Occa per Michele Trincia, si gira Trincia, il tiro fuori da poco. Riparte lo Swansea, Paoletti. Paoletti per Mosciarello. Mosciarello per Paoletti. Paoletti vede Costolino in mezzo che prova a girare il tiro, fuori di poco. Pizzo, devi scrivere, no, non guardarmi in continuazione. Sganappa, lancio lungo per Michele Trincia che prova a girarsi, ma è il portiere Valentino Polegri ad agguantare la palla. Riparte lo Swansea, attenzione. Costolino, Costolino, Costolino per Paoletti, il tiro, rete! Gol di Paoletti. Salutiamo il portierione della squadra, Federico Stella. E lo Swansea aggancia il pareggio. Riparte il Liverpool. Scudigliani per Michele Trincia. Grande stop del bomber di Baschi. Ancora Michele Trincia. Forse qui c'era un fallo anche qui. Ma Quintarelli quando fischia? Punizione per il Liverpool. Ancora lui, Michele Trincia. Ce la faremo a battere questa punizione? Attenzione. Quintarelli finisce il discorso, non so cosa vuole dire. Punizione per il Baschi. Ancora lui Michele Trincia. Attenzione. Il fischio, parte il destro, il tiro stavolta intercettato da Paoletti.
Riparte lo Swans in contropiede, però è sempre Scodigliani a liberare il pallone. Riparte Antonelli Nicola sulla fascia, viene intercettato da Giacomo Croccolino, ma è ancora il Liverpool in fase d'attacco. Antonelli Nicola in mezzo, ma non c'è nessuno. Berez. Riparte lo Swansea con Croccolino, Giacomo per Mosciarello. Mosciarello aspetta il movimento di qualche attaccante, vede Costolino. Costolino riparte da Mosciarello. Mosciarello trova sulla fascia ancora Costolino. Costolino prova il lancio per Croccolino, Giacomo è bravissimo il portiere Enrico Scanappa. Riparte il Liverpool con Nicola Antonelli, prova il tiro ma viene respinto da Mosciarello. Sono il calcio d'angolo per il Liverpool, Nicola Antonelli per Triccio, gol! Clamoroso gol di Michele Triccio sotto l'incrocio dei pali, una bomba di destro che porta in vantaggio il Liverpool per 2-1. Riparte lo Swansea, Mosciarello. Mosciarello per Costolino. Che azione ragazzi il Liverpool. Gran gol di Michele Trincia, doppietta per lui. Fallo di Nicola Antonelli che reclama, riparte Croccolino, Croccolino per Mosciarello che vede Costolino, Alessandro Mosciarello, triangolo, grande palla di Costolino, ma Mosciarello non trova il pallone per il 2-2 dello Swansea. Ricordiamo il risultato qui a Lubriano, 2-1 per il Liverpool, doppietta di Trincia Michele e gol di Paoletti Fabio. Grande prestazione oggi dei ragazzi di Baschi. Non vedo il presidente Riccardo Rossetti, clamorosamente assente. Ricordiamo uno dei presidenti più importanti della storia del Baschi. Attenzione, riparte lo Swansea, Costolino. Costolino per Paoletti che cerca Croccolino ma intercetta Scudigliani che rinvia il pallone in linea di fondo. Riparte il portiere Scanappa, scusate Pellegri, Pellegri per Mosciarello. Attenzione, questo era fallo secondo me. Costolino recupera il pallone Michele Trincia, riparte contropiede. Attenzione, grande numero di Michele Trincia. Forse era fallo questo. Mosciarello allarga le mani. Riparte lo Swansea. Croccolino. Croccolino per Costolino. Mosciarello prova il tiro. Il destro parata di Enrico Sganappa. Grande prestazione del portiere. I Baschi. Grandissima parata. Riparte Liverpool, Scudigliani prova il lancio per Luca Hock, lungo. Riparte lo Swansea, Paoletti. Paoletti vede sulla fascia Mosciarello. Mosciarello per Paoletti. Paoletti cerca Costolino ma intercetta la palla Michele Trincia. Attenzione, intanto c'è un cambio. Esce con il numero 7 Luca Hock e entra con il numero 21 Samuele Ricci. Questa sera schierato in difesa dal mister Danilo Trincia di Baschi. Intanto adesso abbiamo assistito a un palo da parte di Croccolino Giacomo. Costolino, scusate. Attenzione, riparte lo Swansea. Michele Trincia prova il numero, però è circondato da tre avversari. Ma ancora palla Michele Trincia, ma è Mosciarello a recuperare. Attenzione, niente di che. Speriamo che non sia nulla per l'attaccante di Baschi, il bomber Michele Trincia, che zoppica, ma niente di che. Liverpool recupera la palla Mosciarello. Attenzione, contropiede Mosciarello. Mosciarello, niente. Grandissima prestazione del difensore Scudigliani Mattia, uno dei migliori. Dopo un errore da parte di Samuele Ricci, riparte lo Swansea.
Cossolino, Cossolino per Paoletti. Attenzione, si gira Cossolino, para ancora Enrico Sganappa. Ancora Cossolino. Prova il tiro dalla distanza, fuori. Berti Andrea. Ancora Michele Trincia, si gira però, questo è fallo. Punizione pericolosissima per il Liverpool. Chiede l'ammunizione Michele. Punizione dal limite. Parte Michele Trincia. Il fischio. Prova il colpo a sorpresa Michele. Attenzione, riparte lo Swansea in contropiede. Qui c'era un fallo secondo me, Riparte Mosciarello che vede Paoletti. Paoletti gira per no, intercetta la palla Samuele Ricci. Cossolino, ancora Paoletti. Azione, colpo di tacco di Mosciarello, ma è ancora Enrico Sganappa a compiere un vero e proprio miracolo. Clamoroso colpo di tacco di Mosciarello. Riparte lo Swansea. Tiro da fuori. Alto. Salutiamo anche un altro tifoso venuto a trovarci al nostro studio, Gabriele Bonino, portiere, ex portiere dell'Aston Villa, ormai venduto ai cugini del Crystal Palace di Simone Nulli. Riparte lo Swansea. Berti. Berti per Paoletti. Paoletti ancora per Berti. Attenzione, prova il tiro da fuori. Non va. Riparte il Liverpool. Antonelli Nicola. Cerca Michele Trincia. Passaggio sbagliato. Riparte lo Swansea. Con Pellegrini Valentino. Costolino cerca Mosciarello che prova a girarsi, ma è sempre lui, il grande Scudigliani Mattia. Uno dei migliori in questa partita insieme a Michele Trincia. Sottotono questa sera Giacomo Croccolino. Forse un po' stanco per i massaggi fatti a Checco prima della partita. Ricordiamo un fisioterapista dalle mille risorse. Parte Mosciarello che cerca... No, passaggio... Tentava un passaggio clamorosamente Berti, ma era davanti alla porta. Attenzione Trincia, prova a girarsi. Ancora Michele Trincia, il tiro fuori di poco. Questa sera è tutto lui che tiene. Riparte lo Swansea, Mosciarello per Paoletti, triangolo intercettato dal numero 4 Antonelli Nicola. Riparte lo Swansea. Calcio d'angolo. Palla intercettata dal numero 4 Antonelli Nicola. Calcio d'angolo. Berti. Incredibile! Clamoroso autogol del numero 3 Scudigliani Mattia. Sfortunato. Sfortunata deviazione. Sostituzione da parte dello Swansea. Autogol di Scudigliani Mattia. Attenzione, il mio collaboratore è un po' impicciato, Pizzo Alessandro. Proprietario del bar Le Tre Scimmiette qui a Lubriano. Facciamo pubblicità perché è un amico. Dopo gli chiediamo 500 euro per questo tipo di pubblicità. Riparte il Liverpool. Calcio d'angolo. Nicola Antonelli. La deviazione di Samuele Ricci. Trincia rete! Gol! Clamoroso gol al volo di Michele Trincia. Bomba da fuori. Quattro a due per il Liverpool. Che Michele Trincia, ragazzi.
Presidente, un Michele Trin ci ha mai visto in questo campionato, eh? Forse si sta preparando al meglio per la trasferta a Ischia di domenica della Real Teverina. Riparte il Liverpool, attenzione, fallo pericolosissimo di Croccolino Giacomo. Punizione per il Liverpool. C'era il fallo di Giacomo Croccolino, spinta sul numero 21 Samuele Ricci. Ancora punizione. Oggi Michele Trinci è capace di tutto. Croccolino agitato più del solito. Stranamente agitato Croccolino Giacomo. Saranno le telecamere che stanno agitando il ragazzo con la sconfitta della squadra. Quarta in classifica con 16 punti. Attenzione, parte Michele Trincia. Il fischio. Il destra giro. No, incredibile. Fallisce la deviazione il numero 4. Antonelli Nicola, clamoroso gol sbagliato. Riparte lo Swansea. Per Quoti prova il tiro. Finisce in questo momento il primo tempo tra il Liverpool e lo Swansea con il risultato di 4-2. Tripletta di Trincia Michele, Scudigliani Mattia per i Reds, mentre per lo Swansea Paoletti Fabio e un autogol di Scudigliani Mattia. No, scusate, ho sbagliato, il risultato è 3-2. 3-2, no 4-2. Scusate, ma Pizzo mi sta confondendo.